chiamo Leandro Mede, sono regista, mi occupo di videoclip, pubblicità e documentari. La mia collaborazione con Lorenzo nasce nel 2010 circa. Devo dire che sono un po' punk nell'approccio alla regia, non ho assistenti con me, non ho rig, non ho niente. Ho la mia telecamera, quanto più leggera è meglio è, perché mi piace avvicinarmi il più possibile alle persone, cogliere uno sguardo, una goccia di sudore. E quindi io ho bisogno di avere una telecamera che sia l'estensione del mio occhio, neanche del mio braccio, del mio occhio. Quindi mi serve qualcosa di molto veloce, ho bisogno di ottiche molto reattive. Un po' di tempo fa Lorenzo mi ha detto che bisognava fare il video di Viva la Libertà, che è un brano del suo nuovo disco Vita. Abbiamo pensato a lungo come poteva essere questo video, ma la prima idea è cioè quella di poter cogliere tutto ciò che succedeva all'interno del palazzetto durante il concerto, quando lui veramente cantava quella canzone, era la più bella. Perché quello che succede in quel momento durante il concerto, con tutte le luci accese, è qualcosa di magico, e la canzone parla di qualcosa di magico, che è la libertà. Quindi abbiamo deciso di girare proprio in quel momento durante il concerto. Pochissimi minuti quindi per tantissime scene da girare, sloccate in vari punti del palazzetto. Tutto questo mentre c'è un concerto in scena con un cantante che smuove folle pazzesche. Quindi eravamo una troupe, tutti con la stessa macchina, tutti coordinati per riuscire poi a dare al videoclip finale lo stesso look, lo stesso feel, senza perdere quella dinamicità ovviamente che caratterizza i nostri videoclip. Ho la fortuna di lavorare con della gente fantastica che mi assiste quando ho bisogno e che conosce benissimo le macchine che andiamo a usare di volta in volta, però io, non avendola mai usata, mi sono trovato una macchina in mano che comunque mi ha lasciato libertà di azione. Ti permette, anche se non conosci benissimo cosa stai usando, di essere intuitivo e capire come arrivare a quello che vuoi fare senza troppi studi di manuali.